Si riparte anche quest'anno con questa conferenza stampa per dare dei dati più precisi. Parliamo di Operazione Mare Sicuro 2016. Sì, anche quest'anno, appunto, come disposto dal nostro comando generale, si rinnova questa campagna come Mare Sicuro. È una campagna che noi concentriamo tutto l'anno, soprattutto nel periodo estivo, ma che comunque riguarda tutta un'attività di prevenzione che viene fatta in particolar modo durante anche i mesi invernali. Abbiamo già operato molto nelle scuole, infatti soprattutto nelle scuole primarie e secondarie, e abbiamo già interessato in particolar modo gli operatori turistici, proprio perché quest'anno chiediamo un coinvolgimento totale, una partecipazione, un forte senso di responsabilità anche da coloro che operano e che utilizzano il mare, affinché al centro il bagnante possa godere di tutti quei benefici che la stagione estiva poi ci offre, soprattutto nel nostro territorio. Sono circa 182 chilometri di costa sotto la vostra osservanza, partendo da Crucoli, Monasterace escluso. Sono tanti veramente i momenti di controllo. Sì, infatti il territorio è vastissimo e riusciamo a fatica a coprirlo, soprattutto con le risorse che ci ritroviamo. Comunque ciò non toglie che proprio per questo confidiamo molto nel senso di responsabilità e nella partecipazione, soprattutto degli operatori turistici e anche dei comuni. Infatti ultimamente ho concluso delle riunioni nei punti più estremi, riunendo dalla parte del comune di Sellia, Crotone e Cirò, dove i sindaci mi hanno assicurato, oltre alla loro attività prevista dalla loro ordinanza, quale pulizia delle spiagge importantissima, anche la presenza dell'assistenza alla balneazione, dove è possibile. Dove non è possibile, ricordiamo di esporre un cartello che indica al bagnante l'impossibilità di offrire questo servizio, in modo da metterlo al corrente. Dopodiché anche a mare noi con i nostri mezzi riusciremo a coprire, diciamo, buona parte del territorio. Perché, ripeto, l'interesse è rivolto soprattutto a chi utilizza in questo periodo il mare e sappiamo che il mare sicuro vuol dire diverse cose a secondo il soggetto che lo utilizza.